Ci fermiamo. In Parlamento la riforma del fisco tra IRPEF, flat tax e anche la nuova IVA. È previsto un tetto alle agevolazioni che sia legato però ai redditi, un addio progressivo all'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, e la no tax area allineata tra dipendenti e pensionati. Vediamo il servizio. Obiettivo: riordinare l'intero sistema tributario IRPEF, IRES, IVA e tributi minori. La nuova legge delega sul fisco, attesa per la prossima settimana in Consiglio dei Ministri, dovrebbe includere anche l'estensione alle attività commerciali della cedolare secca, finora applicata sugli affitti concordati. Un'unica imposta che sostituirebbe IRPEF e addizionali, imposta di registro e di bollo, sui contratti di locazione. Tra le novità principali della riforma, la riduzione da 4 a 3 scaglioni di reddito per l'IRPEF, con relativa riduzione delle corrispondenti aliquote. Un passaggio intermedio questo, perché il governo punta ad arrivare alla flat tax per tutti. C'è poi la rimodulazione dell'IVA per alcuni beni di prima necessità, il superamento progressivo dell'IRAP e il taglio dell'IRES per le imprese che investono e assumono. Il costo dell'operazione verrà coperto con la riduzione delle oltre 600 spese detraibili, ma la stretta non riguarderà quelle sanitarie, quelle per l'istruzione e gli interessi passivi dei mutui sulla prima casa. Dovrebbero essere escluse anche le detrazioni edilizie sul risparmio energetico e sull'adeguamento sismico degli immobili. La bozza della legge, a cui il vice ministro Leo lavora da mesi, non dispiace alle associazioni degli imprenditori, Confedilizia, Confartigianato e CNA, che chiedono però un confronto con l'esecutivo. Più critica la CGIL, mentre Confindustria è scettica sul taglio dell'IRES legato alle assunzioni. Meglio la decontribuzione, dice il presidente Bonomi. 24 mesi di tempo per i decreti attuativi, che dovranno prevedere anche le risorse per finanziare le misure. Le coperture verranno dal recupero dell'evasione e dalla revisione delle detrazioni, deduzioni e sgravi fiscali, che costano 165 miliardi. In 30 anni...